Oggi su Minecraft vivremo la vita di Steph e di Fere. Inizieremo costruendo dei giocattoli veramente carini, poi ci affronteremo in dei quiz a scuola, dopodiché passeremo adolescenza tra batteria e parkour, infine ci sposeremo in un modo molto particolare e passeremo alla nostra vecchiaia in mezzo a tantissimi gatti. La vita di Steph e Fere assieme e quindi sarà brutta perché no, sono con Fere. No, perché? Ma già siamo sempre assieme, basta Steph, voglio la vita solo per me, anche se l'abbiamo già fatta, la voglio rifare, di nuovo la mia. Di nuovo la tua? Sì. Facciamo finta che sia solo la tua allora, va bene. Andiamo, okay. Forza, è tempo di diventare bambini, bambini piccoli, piccoli. Mi sa che sono diventato un anerottolo. Sì, sono vediamo, eccoci qui, siamo piccolissimi. Andiamo, prima prova. Andiamo, andiamo. Siamo piccoli piccoli, io esatto. Sono più carino io comunque da piccolo. Non è vero, sono molto più carina io di te. Allora, che dobbiamo fare secondo te? Che abbiamo tanto cibo, buono il cibo. Cosa? Qua ci sono dei bottoni tipo qui dei cassetti. Sono tipo dei Lego. Qui un armadio. Dobbiamo giocare con i Lego. No, Fere, guarda. Secondo me tu devi ricostruire questa corona. Io, non tu. Sì, perché la corona è tua. E tu devi costruire questa allora. Sì, la navetta. No, ma come fa? Ma come faccio? È più difficile il mio, Fere. Ma no, è molto più difficile il mio. Ma quando mai? Allora, il cuscino è viola con dei bordi dorati. Tanto ormai ci siamo, Steph, iniziamo. Allora, white. Facciamo il cuscino. Io mi dissocio da quello che farò. È piccolissimo, Steph. Tacchete. Poi facciamo tacchete e tacchete. Non so come farò. Mi viene quasi da piangere. Posso piangere visto che sono un bambino? Sì, tacchete. Allora, uno, due. E poi lo rifà ancora. E a quel punto tira tutto dritto. Allora, la struttura base della nave è abbastanza semplice. Io ho fatto un casino. No, non si possono rompere. Davvero? No, perché io ho tenuto premuto per metterli più veloci. Ma in realtà poi te li metto uno sopra l'altro. Usa la magia, usa la magia. Ok. I bambini sanno usare la magia. Esatto, perché i bambini credono ancora nelle cose magiche. Sarà storta, basta. Io sto andando molto bene. Io sto andando malissimo. Perché alla fine è abbastanza geometrica comunque la barchetta da fare. Ok, quindi adesso. Infatti la corona è impossibile. Vabbè, facciamola un po' a sentimento. Ho già i blocchi. Vabbè, incredibile. Allora, continuiamo. Opla, opla. Bravo, Steffo. In realtà sono sempre stato molto scarso con i Lego nella vita reale. Quindi questa barchetta deve uscire brutta se voglio essere coerente con me stesso. Ok. Mannaggia, ne ho missato uno. Perfetto, così. Guarda che bella questa barchettina. Bravo Steph, guarda la mia corona. No Steph, basta. È molto più difficile di una barchetta. Guarda cosa hai dovuto fare tu, io dovevo fare tutti gli spuntoni nella casa. Bene, è molto difficile quello che sto allora, facendo. Allora, sempre una corona, va bene, è una corona, fine. Bella questa barchetta, Steph, sei proprio bravo. Mi stai prendendo in giro? No, è davvero bella. Guardate quanto è bravo. Steph ha finalmente imparato a fare qualcosa nella sua vita. E questo è prendere in giro? No, non è prendere in giro. Guardalo. Ma devi fare la vela anche dietro. Eh? Basta così? Sì, dai. Fai il pezzettino di alto questo. Così almeno l'hai fatto un pezzettino tipo e via. Così. Esatto, perfetto. E così. Bravissimo. Guarda. Bella. È bellina. Ok, sì. Finito. La mia è una corona artistica. Ok. E il significato, vabbè, non lo posso dire perché il passaggio è stato aperto. Era che quello che vedi non è sempre quello che viene rappresentato. Non lo so, andiamo avanti. Fere non sa costruire con il Lego. Cresciamo, per non favore. Non sa costruire con il Lego. E mi sa che siamo cresciuti un pochino di altezza. Buongiorno. Siamo alle elementari. Ciao e benvenuti alla scuola elementare. Io odio le elementari. Ciao. Posso andare a far esplodere qualcosa, signor insegnante? Adesso dovrete sfidarvi a vicenda. Vi verranno poste 10 domande e per ogni risposta corretta riceverete un punto. Solo il primo che darà la risposta esatta potrà ottenerlo. Ok, ho capito, ho capito. Ci dobbiamo sedere? Sì, io mi siedo. Sì, io mi siedo. Alla fine scoprirete il vincitore e il relativo punteggio. Ok. Dobbiamo scrivere in chat la risposta? Non lo so. Eh beh, perché altrimenti no? Come si fa a sapere? Vediamo. Ci sono domande in varie materie, siete pronti? Iniziamo! Sì! Ok, dove sono le domande? Secondo me in chat, ok. Quante sono le regioni italiane? 20. Ah! Maledetta. Ok, qual è la prossima? Sono già pronto. Sono un po' lento, mi sto prendendo. Non lo dico. Dovrebbe essere questo. Non rispondo. Come? Devi dire qualcosa, Steph. Spero di non aver sbagliato perché chi se lo ricorda quello del Molise.
Allora, il cane del mio amico. No, come, come la so? The Mine. Questa dovrebbe essere. Questa. Perché ho letto in francese? Ma perché? No, in inglese. My friend's dog. Dai, cioè, io ho letto il in francese. Sto perdendo malissimo. No, oh! Hai scritto più veloce di me. Io mi sono incasinato, ho sbagliato delle lettere, no. Un punto per Stefano. No. Si recupera, signori. Ma adesso non la sbagli la lingua. Mannaggia. E ho pure le maiuscole. Io sbaglio le lettere, mannaggia. Sono più veloce a scrivere. Ok. Alla prossima. La due. Poi queste frasi scritte in modo... No, forse era quella giusta. No, ho sbagliato. La 1 forse, non lo so. Non lo so, ma cos'è sta storia? Non lo so, non ho capito nulla. Pensavo di dover dire quella giusta. Stavo panicando ancora per l'altra. Ci stavo pensando, mannaggia. In matematica. Sì, cos'è? Ma no, già ti odio, li stavo ancora raccontando. Io sono lento in matematica, anche se era semplicissimo questo. Però panico. Come si chiamano i due fratelli che secondo me... E perché tu scrivi male? Guarda come scrive. Ho messo pure le maiuscole. No! Sì. Però io almeno io metto le maiuscole perché... Non me ne frega nulla! Le pezzone. Sono finite? Spero di sì. Hai vinto tu 6 a 4. No, hai vinto tu. No, hai vinto 6 a 4. No, tu. Ne hai date tante giuste. Hai vinto 6 a 4, punto. Secondo me, Fere. Sono abbastanza sicuro. Vediamo. No! Ho fatto 5 a 5. Ma come abbiamo fatto? No, basta. È uno stress incredibile. Siamo alle elementari. Sono pronto. Di cosa sarà la prossima domanda? Steph, vinci tu e basta. Dai, tanto tu tryhard in tutto. Non ne ho più voglia. Non hai risposto. Ma... Non hai risposto. Ma non è... Cioè... Era tipo di quella trabocchetto che pensi... No, non può essere che... Ho vinto! Perché Steph è stupido. Letteralmente, Steph, come hai fatto? Non hai proprio... Ho pensato fosse l'inizio della frase. Ho detto, non potrà essere uno no, più uno. Io ho detto, rispondo. Poi se non è quello, pazienza. Grazie, ho vinto. Oh, è stato complicato. Questa scuola fa schifo. È stato complicato. Basta, voglio crescere. È stato troppo complicato. Oh, finalmente. Adolescenti... Andiamo. Oh, si apriva la porta. Oh no. Che dobbiamo fare? Uno da una parte e uno dall'altra. No, no, aspetta. Qui c'è un parkour. Allora la lava. E lì? Questo è il mio. Cosa c'è lì? Boh. È tuo. Dici? Sì, perché c'è la band dove suonare. Ah, meglio, così non mi perché tocca. Perché Fede da adolescente suonava la batteria mentre io facevo parkour. Però non facevo parkour nella lava, signori. Infatti. E anche io lo suonavo in questi locali dove la gente mi fissa. Vabbè, mi devo sedere qui a suonare. Divertiti. Io vado. Ok. Aiuto Steph a non cadere. Ok. Ci sei, Steph? Il parkour lo facevo in vita reale, non su Minecraft. Aiuto. Ok. È più o meno, Fere. È una situazione abbastanza complicata. Diciamo okay. Che è semplice, ma è molto lungo. Ma molto, molto proprio. Ok. Sto cercando di andare veloce, però ho quasi finito. Mi senti suonare dall'altra stanza? No, non sì, mi sento. Sì, ti ho sentito. Era per incoraggiarti, Steph. No, era sì, una bella musichetta. Fere, mi mancavano 3 salti. No, come? Già. Dai, Steph, devi finire. Oh, ti ho sentito adesso. Senti sì, ritmo. Sì, ho sentito la batteria. Lo senti ora ritmo? Ora non la sento più, mi dispiace. No, come? E in base a dove sto nella stanza faccio il parkour. Lo so, immaginavo. Ok. Ok. Perfetto. Andiamo così. Hai così, finito, così. Steph? No, Fere, non hai capito quanto è lungo. L'ho visto. Vabbè, io ho finito. Basta. Il concerto finisce qui per oggi. Grazie a tutti. Steph? Muoviti. Un attimo. Dai. Finito. Ok. Ho un bottone. Premilo. Ciao. Ma? Sei arrivato da qui. Qui. Esatto. Okay. Sì. Andiamo. Andiamo. Perché siamo vestiti eleganti? Siamo vestiti da sposi, Steph! Ah, no! No, io non lo voglio sposare, questo qua! No, non lo voglio sposare! Bene! Che ansia! Ma questi sono... No! Ma sono tutti vestiti eleganti, Steph! C'è anche un axolot! Da questa parte c'è Kendall, Mark, Nico qui... Nico, Buddy qui a fianco! No, ma è bellissimo! Guarda, vieni qua.
ti ha autoinvitato. Ma non l'aveva invitato nessuno, però. È un po' triste. C'è anche Martina, Xiao, hai visto? Ma è bellissimo. Ma questo sicuramente è Nat? Non lo riconosco la sua skin. Ciao, Buddy, dimmi. Guarda. No. Perché abbiamo delle armi? Penso che possiamo scegliere tra il matrimonio o se ucciderci. Sì. No, dai, è troppo triste, però ci stanno guardando tutti, Steph. No. Ti do io l'anello? Aspetta, mi inginocchio. Tieni. È l'anello del matrimonio. Steph, no! Guarda che poi sembra un brutto film sta roba. Un film di serie B. Mi protegga, signore. Devi morire anche tu. No. Uno per uno, Steph. Ma perché non lo posso colpire se si muove? Aia. Ecco, dai, a posto. Finito? Adesso ci possiamo sposare. Ok, andiamo. Okay. Ti lo dai l'anello? Sì. Che spatta, toh. Grazie. Via. Bellissimo questo anello. Lo rivenderò, Steph. Ah, beh, bello. Grazie. Allora. Stavo provando a far cose, ok? Non è colpa. Andiamo. Andiamo. Ah, mi fa male la schiena. Mamma mia. Ah, sono un vecchietto. Ah, la nostra casa della pensione, ma che bella. Vabbè, almeno Steph, la compriamo la casa della pensione. Abbiamo guadagnato bene. Andiamo in pensione anche se siamo giovani, anticipiamo i tempi, dai. No, bene. No, ah. Questi, Steph, devi stare attento. Perché? Perché si buggano tantissimo. Tipo? Li avevamo già usati. Devi usarli bene, ok? Che tipo scompaiono, sono robe strane. Li hai presi tutti? Sì. Finalmente, la allora, vita perfetta. Ma okay? Che bellini. No, che bellini. Mary, ma non hai capito che cos'ho. Sei pronta? Cos'hai? Guarda. No! No, bellissimo. Però aspetta, Steph, sono un po' delusa. Cioè, non sono comparsi nessuno dei nostri gatti. Mary, ma stanno giocando. Ma sono troppo carini. Io te ne sto mandando altri, tranquillo. Mi state inseguendo tutti. Camille, è uscita Camille, finalmente. Per aiuto, sono troppi. Steph, leva il giochino. Allora. L'ho spento. Camille è così pazza quando scendiamo questo. Esatto, Nino invece non ci gioca troppo. Esatto. Allora. Però vorrei un Nino. Non c'è un Nino. Vediamo un pochino. Guarda, un'altra Camille. Steph, i croccantini cosa sono? Penso di sì. Sono tutti impazziti. Mangiate, forza. Non so qua, sono i numeri che mi stanno comparendo. Che poi questo è un po' simile al nuovo micetto. Guardalo, leggermente con quello che quello abbiamo. Quello sì. Ma insomma, un no. Un pochino, gli assomiglia di più quello bianco grigino. Questo qua, guarda. È vero, questo gli assomiglia. È molto più lui, sì, più o meno sarà così. Però non c'è Nino, dai. Manca solo Nino. Ma no, non può non esserci. Mi metto un pochino di tiragrafi, così potete giocare. Vai, mettili, ma metti. Come funzionano? Cioè, ci vanno dentro, secondo te? Lo spero. Abbiamo abbastanza gatti, Steph. Bene, Nino, bene. Eccolo. Alla fine, Steph, girati. Ce l'abbiamo fatta, ce ne abbiamo tutti e tre adesso. Che bellino che è, carino, troppo carino. È troppo carino. Questo è Camille e l'altro è il nuovo micetto. Bellissimo. Io sto riempiendo di lettiere, di cose varie. Vai, Steph, sì. Metti questi tutto. Secondo me però non li usano. Ma si possono Steph, mettere... vieni, è entrato nella cuccia. È entrato nella cuccia, ma che bello. Anche questo. No, vabbè, Steph. Ma sono troppo belli. Guarda, anche Camilla è entrata in quella rosa. Ci entrano. Mettiamo i tiragrafi. Ma che carini. Questa è la casa dei miei sogni. Letteralmente. Sono proprio la casa dei miei sogni. Una cinquantina di gatti. Signori, ci fermiamo così. La vita di Steph e Pere è terminata. Dopo una smitragliata. E adesso siamo finalmente nella nostra casetta con un sacco di gatti bellissimi. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. State commentando il video, iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!